Il famoso attore David Winters purtroppo è morto a Fort Lauderdale in Florida, negli Stati Uniti d'America. Era un coreografo, un produttore, ma anche un regista inglese naturalizzato americano. Aveva 80 anni di età. Winters insegnò a danzare a grandi star di Hollywood, fece parte del cast di West Side Story, un musical, e poi apparve nella trasposizione cinematografica di grande successo di Broadway. Fu anche coreografo per diversi attori come Frank Sinatra, Alice Cooper e per cantanti come il grande Michael Jackson. Winters creò balletti per quattro pellicole interpretate da Elvis Presley, ossia Viva Las Vegas, Passo per le donne, Per un pugno di donne, Tre fusti e due bambole e Un tesoro. Sue le coreografie per quattro pellicole con l'attrice Anne Margaret, La gatta con la frusta, Febbre sulla città, La ragazza made in Paris, La ragazza Yeye. Firmò anche passi di danza presenti nella pellicola È nata una stella con Barbra Streisand. Nacque a Londra il 5 aprile del 39, arrivò a New York, La grande mela, nella metà degli anni 50 lavorò a Broadway. Poco più che adolescente, insomma, può vantare costui un curriculum di grande spessore. Grazie a tutti, David Winters, riposi in pace.